man, he draws circles. E Tagina affronta il mercato americano nel modo insolito, no? Cioè quello del decoro, quello del colore, della geometria, in barba alle pietre naturali e al finto legno. Ma sì, diciamo che questa è un po' la vetrina di Tagina. Poi alla fine del discorso ci abbiamo le pietre naturali, ci abbiamo il legno, ci abbiamo il travertino come tutti. D'altra parte non si può prescindere da quelli che sono i gusti del mercato. Noi questo progetto l'abbiamo costruito addirittura nel Salone del Mobile 2013 per poi riproporlo a Cersaie 2013. Naturalmente siamo tornati anche quest'anno al Salone del Mobile 2014 per poi arrivare qui. Indubbiamente è un prodotto che è piaciuto molto anche al mercato americano. Ho visto che abbiamo anche portato a casa dei bei ordini. Non ci sono problemi da Quadro Tadino, anche se le vie di comunicazione molte volte lasciano a desiderare, però voglio dire, abbiamo dei porti a disposizione come quello di Ancona o come quello di Livorno, a seconda dove vogliamo portare il nostro materiale, che sia in America o sia in Cina, è la stessa cosa. Oggi credo che sono cose ormai che vengono superate da quello che può essere il servizio che possono dare tutte quante le aziende che si prestano a queste cose. È da 40 anni che facciamo ricerca, ma la facciamo in maniera seria, non tanto per impiegando dei mezzi, impiegando del materiale umano, come credo poche aziende riescono a fare. Tutto il materiale, tutto quello che sono le idee, e non solo, ma il prototipo realizzato, ma anche tutto quello che può essere il corredo che può servire, che sia tratti di un bagno, si tratti di un pavimento, esce da Tagina. L'Italia purtroppo ha un segno negativo. Per noi, che rappresentava negli anni 90, anche i primi anni del 2000, rappresentava lo zoccolo duro, perché riuscivamo a fare 45% del nostro fatturato, e oggi addirittura rappresenta malappena il 22-23%, e questo per noi è un grosso handicap. A fine maggio faremo la presentazione ufficiale a Shanghai di questo progetto, che è già stato presentato alla stampa durante il Salone del Mobile nello scorso, in questi giorni, e ha avuto, diciamo, una grande risonanza. Cosa consiste? Ma diciamo che è un percorso che è partito un anno e mezzo fa, coinvolgendo principalmente tre aziende umbre costituite in ATI, un'associazione di impresa abbiamo fatto, e abbiamo avuto la partnership del Centro Estero Umbro. Per cui il progetto prevede la realizzazione di uno showroom permanente per 3 anni, per i primi 3 anni, uno showroom permanente dove esporre i prodotti. E naturalmente sarà poi successivamente aperto anche ad altre realtà umbre diverse da quello che può essere il settore della casa, che può essere magari l'enogastronomia, il cashmere, il legno o qualsiasi altra cosa, i mobili o qualsiasi altra cosa. Questo, diciamo, che lo dico con grande soddisfazione e con la punta di orgoglio, che credo che sia uno dei pochi, se non l'unico, progetto realizzato tra pubblico e privato in Italia. Quindi Piastrelle e? Allora, noi siamo Piastrelle, Listone Giordano per quanto riguarda il legno, e poi c'è Talenti, che è un'azienda di mobili da esterno. Queste sono le tre aziende che esporranno prevalentemente e in maniera
definitiva a Shanghai, in questo spazio che verrà chiamato Casa Umbria, in un centro commerciale dedicato che si chiama Wending Plaza. È una cosa, una struttura molto, molto interessante e diciamo di sicuro effetto.